un'altra rosa molto precoce. Intanto buongiorno, questa è odorata, una delle tante odorate, perché c'è anche uno splash, c'è anche così spice, c'è un'altra di fiorente, questa non è di fiorente ma è molto precoce e ha tantissimi fiori. Quest'anno addirittura sembrava che partisse già da diversi giorni, poi un po' si è fermata perché il tempo di notte è freddo, quindi viene dalla Cina, l'origine precisa non si sa, non lo so io, ma probabilmente non si conosce. Non è una cinese, ma credo sia una tè più che una cinese, perché ai fiori grandi si vede che c'è che è un ibrido, come tutte le tè, tra la gigante e la cinese, si vede le foglie, da come sviluppa. È una pianta che potrebbe diventare enorme, qui purtroppo noi abbiamo dovuto contenerla perché lo spazio è limitato, 2 metri in alto e altri 2 metri per lato sicuramente, questa è la sua lasciazione di accostarla. La pianta andrebbe posizionata, diciamo, ma ridosso su un posto dove c'è più spazio, e qui tra l'altro abbiamo dovuto andarla un po' dietro perché avrebbe fatto storia, giustamente. Non mi sarei mai aspettato questo vigore. E fa un bellissimo fogliame e la fioritura è anche piuttosto lunga, precoce e piuttosto lunga. È una rosa che somiglia molto alla tè ascente di Cina, diciamo pacchiello. Solitamente più rosa, quest'anno somiglia ancora di più perché vagamente gialla, mentre normalmente nasce rosa e diventa bianca. Una fioritura impressionante e lunga, è molto utile anche questa in giardino, perché chiaramente quando non è fiorito praticamente niente, questa si riempie completamente di fiori, lo potete vedere, è piena di boccioli e dura anche piuttosto a lungo. Una piccola parentesi sulle tè. Le tè in genere, qualcuno ha provato a fare, raggrupparle, non sono tutte uguali, sono tè anche molto diverse tra loro. Per l'origine, secondo me, è più facile per la forma, perché l'origine, le tè sono piante antichissime, i cinesi facevano, ibridavano le tè anche un paio di migliaia di anni fa. E quindi trovare e andare a classificarle sull'origine è difficile. La forma ci dice che ci sono delle tè che somigliano, sono molto vicine alle cinesi e hanno in genere foglie più piccole, fiori di grandezza media, sono molto fitte, sono spesso semitarmentose con grandi cespugli che sviluppano tanto. Poi c'è la tè classica che ha il fiore un po' più grande, le foglie anche un po' più grandi, la tipica rosa tè ha questo colore molto, adesso si vede di meno, ma quando nascono i primi germogli sono rossi, bronzo, aranciati, poi le foglie diventano verde, un bel verde brillante, lucido, sono più ampie, sono semitarmentose. E poi ci sono le tè rampicanti come questa e gli ibridi, che sono le tè rampicanti, questa non lo possiamo sapere, però in genere sono mutazioni di una rosa cespuglio. E poi ci sono le tè che sono ibridi con rose europee, quelle con fiori più grandi, più ampie. Diciamo che posso, per oggi ecco, ho abbastanza. Ci vediamo domani, buona giornata a tutti, ci vediamo domani con un'altra diretta. Un saluto dal vivaio Rosso Tiziano.